Buon pomeriggio e ben al consueto appuntamento con le informazioni di Telebari e Radio Bari. In primo piano una sentenza del TAR che sblocca l'aggiudicazione definitiva del primo stralcio dei lavori sul Parco Rossani. Vediamo. Una sentenza, fanno sapere da Palazzo di Città, che di fatto sblocca la possibilità per il comune di Bari di aggiudicare l'appalto per il primo stralcio dei lavori di Parco Rossani per un importo di 1.700.000 euro il TAR si è espresso poche ore fa accogliendo di fatto il ricorso presentato da Lati che vede come capogruppo l'azienda agricola vivaistica Pichichero e che contestava non solo la giudicazione a un'associazione che fa capo alla De Grecis SRL ma anche i criteri per arrivarvi utilizzati dalla stazione unica appaltante del comune di Bari ma la sentenza, tutt'altro che negativa per Palazzo di Città come in un primo momento pensato, consentirà adesso, in assenza di appello al Consiglio di Stato del Soccombente, di accelerare i tempi e procedere ad aggiudicazione definitiva già il prossimo lunedì. Secondo l'ATI esclusa, i calcoli effettuati dal Comune ai fini dell'ok ok all'appalto sarebbero stati in contrasto con i principi confermati dalla giurisprudenza amministrativa. Questo punto però è chiarito dall'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, che spiega come negli ultimi cinque mesi siano stati più volte, spesso anche in maniera contrastante, modificati i criteri di aggiudicazione dell'offerta. Non abbiamo mostrato alcuna incertezza, dichiara Galasso, ma piuttosto abbiamo dovuto assecondare i cambi della normativa. L'appalto riguarderebbe l'intervento su una superficie di 30.000 metri quadri. L'attività degli uffici, conclude l'assessore, è stata decisamente impeccabile. E siamo alla cronaca. Ieri sera i carabinieri di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato due giovani brindisini poco più che ventenni, sorpresi mentre scaricavano un gommone carico di 1500 kg di droga tra marijuana e Ashish. I due trafficanti sono arrivati lungo la costa di Torre Canne a bordo di un gommone di 15 metri fornito di due potenti motori fuoribordo da 300 cavalli l'uno. Dopo aver toccato terra i due malviventi hanno iniziato le operazioni di scarico, ignari del fatto che il tutto si stesse svolgendo. Sotto l'occhio vigile dei carabinieri, che nascosti tra gli scogli, aspettavano il momento opportuno per intervenire. E ci spostiamo nel quarto municipio a Bari, dove è in arrivo un nuovo asilo nido. Vediamo. Ha approvato in giunta lo studio di fattibilità per la creazione di una scuola materna e di un asilo nido per 50 bambini, nell'area compresa tra via Domacelli, via Trisorio Liuzzi e via Giulio Petronia Carbonara, nel quarto municipio. La superficie su cui sorgerà di proprietà comunale è estesa per 6.400 m2 ed è destinata a servizi per i residenti. La struttura scolastica sarà composta da sei sezioni e costruita con le tecniche d'avanguardia più moderne. La materna e il nido saranno contigui tra loro per dare continuità alla crescita educativa dei piccoli, fanno sapere da Palazzo di Città. Dopo il primo nido Montessori, i 39.000 abitanti del municipio potranno quindi contare su un altro nido e al tempo stesso di smettere il locale infitto della scuola materna Madre Teresa di Calcutta, creando così un unico polo dell'infanzia. La realizzazione dell'istituto rientra nel piano più ampio di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici cittadini, in quanto sostituirà le sedi attuali attualmente soggette a canone di locazione. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 3 milioni e 100 mila euro. E oggi è la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. A Bari testi HIV gratuiti in via nel camper di Caps. Ci dice tutto Roberto Maggi. 250.000 casi di HIV risultanti in Puglia dai codici di esenzione, una media di 169 diagnosi annue con un piccolo aumento solo negli ultimi 12 mesi. Dati che non devono allarmare, ma che impongono di tenere alta la guardia nei confronti di uno dei mali più terribili dell'ultimo secolo. Nella giornata mondiale contro l'AIDS, a Bari, l'unità di strada Care for People di Caps ha dato la possibilità di effettuare dei test salivari gratuiti e immediati a tutti i cittadini. Una persona colpita da HIV può infatti oggi curarsi. Prima prima che il virus porti all'AIDS, la malattia vera e propria e la mancanza di sintomi è la principale ragione della diagnosi tardiva che avviene quasi in un caso su due. Anche per questo l'unità operativa di igiene è sempre molto attiva nella prevenzione e nella diagnosi con un programma di sorveglianza attiva avviato dal 2009. Non c'è un boom di infezione ma sicuramente eh, l'incidenza non accenna a diminuire, questo vuol dire che si verificano costantemente un certo numero di infezioni ed ecco perché è importante la prevenzione. Fondamentale dunque ribadire una serie di concetti, evitare rischi, per esempio con rapporti non protetti, ad oggi la principale causa di contagio. Noi lavoriamo su questo, lavoriamo molto sulla prevenzione e il test lo facciamo anche presso la nostra sede in via Castromediano 66 effettive. Abbiamo persone preparate che fanno counseling, quindi abbiamo delle psicologhe che fanno il counseling pre post test. Negli ultimi mesi abbiamo insomma, portato avanti delle attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema dell'HIV e dell'AIDS e raggiungiamo quei posti a rischio. Abbiamo già organizzato delle iniziative. Allo stadio San Nicola, sul lungomare di San Giorgio. Ed è stato presentato questa mattina il TEDx Bari in programma il prossimo 8 dicembre. Vittorio Parisi, direttore artistico della manifestazione, ha illustrato i dettagli dell'evento. Vediamo. Eterotopia. Il tema del TEDx, di che cosa si tratta, quali saranno le novità di questa edizione. Allora, eterotopia è una parola apparentemente complicata, in realtà il suo significato etimologico è molto semplice, significa altri luoghi, ed è un concetto che fu introdotto dal filosofo francese Michel Foucault nel corso degli anni Sessanta, più riprese. Cosa sono questi altri luoghi che andremo ad indagare con questa edizione del TEDx Bari? Sono luoghi all'interno dei quali assede un certo tipo di conflitto. Parliamo non solo di luoghi fisici, ma parliamo anche di luoghi virtuali, simbolici, anche luoghi del discorso e dell'immaginazione. E di che tipo di conflitto parliamo? Parliamo di un conflitto sociale, politico, culturale anche etico e ehm, uno di questi luoghi eh, dei quali parleremo in maniera abbastanza approfondita è il mare. Il mare noi mh, da baresi lo viviamo eh, in maniera, come dire, abbastanza emotiva perché è il luogo a cui dobbiamo tutto, ma il mare oggi è anche il luogo simbolo della crisi dei migranti che è un soggetto che toccheremo nel corso di questa edizione. Parleremo anche di luoghi simbolo della nostra società come la scuola, ma parleremo anche di luoghi apparentemente più banali, come il piatto in cui mangiamo, eh, nel quale possono effettivamente convergere culture gastronomiche eh, apparentemente incompatibili e inconciliabili. Appuntamento dunque a quando? Appuntamento all'8 dicembre, sabato 8 dicembre, al teatro Petruzzelli. Ed è venuto a mancare Luigi Faracio, protagonista della vita politica e istituzionale della nostra città. È stato sindaco di Bari dal 1978 al 1981, commenta il primo cittadino Antonio De Caro, negli anni difficili in cui la politica era contrapposizione ideologica e la contestazione scadeva spesso nella violenza di piazza. Esponente della democrazia cristiana, ha ricoperto l'incarico di parlamentare in più legislature ed è stato componente del primo governo amato con il. Ruolo di sottosegretario con la delega al commercio. Uomo del fare ed esponente del tessuto imprenditoriale barese, Farace intuì come la vocazione mercantile della città dovesse essere valorizzata con strutture di supporto al passo con i tempi. E siamo al calcio: conferenza stampa, prepartita quest'oggi di mister Cornacchini allo stadio San Nicola. Sentiamone uno stralcio. Andiamo a fare la nostra partita, come è giusto che sia con la voglia e l'intento di ottenere un risultato importante, perché, perché deve essere così, insomma, noi sia in casa che fuori casa dobbiamo affrontarle tutte nella stessa maniera. Ripeto, ci saranno delle difficoltà, sono convinto di questo, dobbiamo essere molto presenti, molto, molto tosti dal punto di vista dell'impatto fisico, dell'impatto alla partita, quindi è una cosa che chiedo da tempo, mi sembra che in questo momento qua... Eh, ci sia stato un cambiamento quindi da quel punto di vista l'ho visto però devi continuare no? sai che quando tu eh, vinci per diverse, diverse partite o, o, eh, no, tutti dicono la miglior difesa quindi voglio dire, è, è normale che arriverà un momento è, è normale nell'arco di un campionato ci sono tante le, le insidie quindi noi dobbiamo essere bravi a, a saperlo e a affrontarle bene ogni volta se fai questo quando sei a posto con la coscienza che hai lavorato bene, hai cercato di fare il massimo, io dico che, che poi non ci sono problemi. E siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net e zorro.it È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e come sempre vi lascio con le previsioni del tempo. A più tardi. Un cordiale saluto, un ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo. Diamo insieme uno sguardo a quello che succederà domenica. Vi premetto che durante la prossima settimana ritornerà l'anticiclone a portare una maggiore stabilità. Ma intanto in questa domenica guardate questo letto, questo flusso di correnti oceaniche da ponente in direzione Oriente, quindi da ovest verso est, porterà tante nubi che lambiranno nella seconda parte di giornata anche il centro-nord. Perdi invece di importanza la zona di bassa pressione all'estremo sud che sabato ha causato qualche pioggia. Nel dettaglio di fatti ecco la mappa della nuvolosità, la zona di bassa pressione al mattino ancora causerà qualche residuo piovasco sulla parte ionica ma ormai si allontanerà verso la Grecia e poi questa perturbazione oltre Alpe ma che lambirà anche parte del centro nord con delle nubi Medio-alte di passaggio, andiamo a vedere se ci saranno fenomeni, se sì, li segnaliamo sull'alto Tirreno e sulle alpi più settentrionali, ovviamente sulle alpi di confine, fiocchi di neve a quote medio-basse, altrove invece una giornata decisamente buona. Per quanto riguarda il sud, temperature sempre miti, sfioriamo i 15 17 gradi. dettagli maggiori come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.